Presentato ieri ad Agrigento, al Dioscuri by Palace, il progetto Valorto, che si propone di trasferire e validare una serie di strumenti innovativi per la coltivazione e le selezioni clonali di zucca d'inverno, patata dolce e varietà di konjac, nel contesto della sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020. Valorto mira anche alla produzione di farine ai fini degli effetti salutistici di un mix di tre prodotti che ha come intendimento finale la valorizzazione di specie orticola ai fini nutraceutici. Diversi e qualificati gli interventi di quanti hanno fattivamente contribuito alla realizzazione del progetto Valorto. Quest'oggi ci troviamo ad Agrigento a presentare il progetto Valorto. Il progetto Valorto tratta la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli dal punto di vista nutraceutico. Quindi noi come azienda agricola siamo capofila di un progetto finanziato dalla Comunità Europea, la misura 16.1, che mira a utilizzare per assurdo dei semplici prodotti orticoli come prodotti quasi nutraceutici. Nello specifico stiamo provando un ortaggio che è originario dall'Africa, ma che viene coltivata in Asia. Questo ortaggio si chiama cognac e ha la particolarità davvero innovativa di riuscire a inglobare all'interno dello stomaco umano quello che sono i carboidrati e i lipidi, quindi tradotto riesce a non farli assorbire. Questo quindi ha un principio di benessere che può essere diffuso su quelli che sono gli obesi, persone con glicemia, persone che hanno per esempio problemi di sovrappeso, di diabete, di colesterolo e quant'altro. Andando poi nello specifico possiamo dire che questo prodotto da solo non ha un sapore ottimale, o meglio ha poco sapore. Ed è per questo che il progetto prevede un mix di farine tra il nostro prodotto e altri due ortaggi un po' più comuni, che è la zucca e la patata dolce. Quindi all'atto pratico come si svilupperà praticamente il progetto? Quali saranno le sue finalità? Il progetto prevede quello di mettere insieme circa 10 soggetti, 10 partner. Ci sono aziende agricole, ci sono enti di ricerca, ci sono innovation broker, c'è una ditta che si occupa della commercializzazione e poi ci sono le aziende agricole in maniera preponderante che proveranno a coltivare queste colture nei propri campi, a fare un mix di queste farine, bilanciamento di questo mix design viene definito di queste farine e successivamente provare a metterlo sul mercato. Ma intanto un apprezzamento per l'impresa Vita, dei fratelli Vita, che costituisce la naturale evoluzione di quello che è stato un impegno che nel passato suo nonno e suo padre hanno messo in campo. Oggi l'impresa si cimenta in una iniziativa diversa che vede coinvolgerli nel progetto di ricerca e che auspico possa essere, oltre che finanziato così come è stato, anche costituire un punto avanzato di ricerca scientifica. Io sono convinto che questo è un valore aggiunto rispetto a un sistema dell'agricoltura che in questo momento vede molti operatori del settore lamentarsi, e la ricerca, la possibilità di attingere fondi del PNR o il prossimo programmazione dei fondi comunitari, credo che siano le opportunità che i siciliani intendono cogliere. Noi abbiamo nel nostro territorio una proprietà che è frazionata e che quindi non crea quelle cosiddette economie di scala che portano ad un valore aggiunto rispetto alla produzione e anche rispetto ai sistemi di commercializzazione, però il mio punto di vista è che bisognerebbe cominciare a siglare degli accordi di coltivazione da parte degli operatori del settore, perché laddove ci sono capacità di stare assieme possono essere processi evolutivi. Va bene il DOP, va bene l'IGP, ma bisogna organizzare una produzione comune al fine di avere, come posso dire, possibilità ulteriori di entrare nel sistema del mercato europeo. È la misura 16.1 del PSR che ha finanziato 54 progetti, tutti dotati di grande capacità innovativa. Questo sostanzialmente stasera che mette assieme la zucca, la patata americana, il konjac, che possono sembrare cose che vengono dall'altro mondo, ma in realtà tutto finalizzato a costruire una filiera di prodotti che sia di grande valore nutraceutico. Oggi c'è il tema dei cibi funzionali, functional food in inglese, che rappresentano per il consumatore moderno una spinta molto forte, e quindi le aziende che si sono messe assieme tra di loro, si sono messe assieme alle istituzioni di ricerca proprio per lavorare attorno a questo tema in maniera tale da
ottenere un'ulteriore categoria di prodotti che possono dare valore aggiunto, reddito e occupazione alla nostra agricoltura. Insomma, una misura innovativa, si parla molto di innovazione con diversi e tantissimi milioni di euro messi in campo proprio per valorizzare i nuovi prodotti. Sì, l'investimento complessivo è stato circa 40 milioni di euro per 80 progetti, in maniera tale che tra l'altro stanno dando anche grande possibilità a giovani neolaureati di lavorare attorno a questi progetti, al mondo universitario della ricerca, a chi produce mezzi tecnici, per portare l'innovazione dentro l'azienda. Credo che questo sia veramente importante, quindi un PSR che non solo vuole investire, ma che anche vuole innovare e trovare quelli che saranno i prodotti del futuro. Diciamo che in Sicilia ad oggi almeno la nostra visione aziendale è quella che l'innovazione è tutto in agricoltura. La Sicilia è da sempre terra vocata per l'agricoltura, ma ad oggi con la globalizzazione dei mercati è d'obbligo innovarsi. Innovarsi significa anche studiare, formarsi e osare. Osare nel fare qualcosa che mai nessuno ha fatto, e con il progetto Valorto stiamo facendo questo. Lo stiamo facendo tramite la misura 16, perché la comunità europea aiuta, diciamo, chi vuole investire, perché comunque sono rischi senza tra virgolette precedenti, nel senso che non c'è qualcuno da copiare accanto. Ma allo stesso tempo oggi l'agricoltura sta cambiando perché cambiano i consumi. Prima si acquistava solo per il piacere di mangiare qualcosa di buono, ora si acquista sia per questo ma anche per il valore nutraceutico di un alimento, quindi per il benessere che questo alimento può fare al nostro organismo. Ed è un concetto, diciamo, nuovo per certi versi in Sicilia, quindi non coltiviamo solo quello che è buono ma quello che fa bene all'organismo. E con il progetto Valorto stiamo appunto coltivando un tubero che si chiama Konjac. Diciamo che non è stato sicuramente facile reperire questo materiale, siamo stati in contatto con l'Università di Giacarta, perché comunque un tubero coltivato in Asia, nella zona dell'Indonesia. Ora stiamo coltivando per la prima volta in Europa questo tubero e lo stiamo coltivando assieme alla patata americana e alla zucca siciliana. Questo connubio ci consentirà di ottenere una farina ipocalorica, senza glutine, e che permette di avere un gusto organolettico importante tramite la zucca, avere delle proteine pregiate tramite la patata americana e avere le fibre, la leggerezza appunto del konjac. E questo ci consentirà, almeno l'obiettivo e l'ambizione è quella, di ottenere una farina con una giusta proporzione tra questi alimenti che sia buona da mangiare, ma soprattutto che faccia molto bene all'organismo. Cosa vi ha spinto a scegliere proprio questi prodotti? Allora, questi prodotti, diciamo che devo dare onore al merito nel senso che il konjac è stata un'idea di mio fratello Giuseppe, che è stato un po' l'ideatore di questo progetto, quindi onore al merito, perché comunque ad oggi è una coltura che il prodotto finito si trova già presso le farmacie in Purezza. Ha un costo poco accessibile perché costa veramente tanto, e quindi da una serie di idee abbiamo pensato: perché non provare a coltivarla in Sicilia e abbattere costi, quindi fare un prodotto a chilometro zero e avere un prodotto nazionale con una coltura nuova mai fatta in Sicilia. Ma allo stesso tempo ci tenevamo a tenerci comunque radicati alla nostra terra, quindi fare questo progetto in Sicilia e coltivare anche la zucca siciliana per avere comunque un comune denominatore strettamente siciliano.